Ciao ragazzi, eccoci pronti a muovere qualche nuovo passo verso la Pasqua di Gesù, lungo quella via che lui ci ha indicato, la via della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fare insieme questo viaggio sulla via della croce si sta rivelando per me un'occasione per riscoprire il valore e il significato di alcune croci che conservo. Cosa mi raccontano? Cosa mi dicono? Cosa mi ricordano? Beh, per esempio questa. Questa è la croce del cammino dei giovani verso Roma, un cammino che purtroppo io non ho potuto concludere perché nel frattempo mi sono ammalato. Mi ricorda un cammino in cui alcuni giovani della nostra comunità hanno voluto un po' metterci non solo il corpo, ma anche la faccia, come c'è su questa croce. Oggi voglio usare questa per pregare. E tu? La testimonianza di questa settimana vede protagonista un ragazzino che in realtà non viene da un luogo lontano, ma da un paese dell'Europa, la Scozia, uno di quei paesi che compone il Regno Unito. Il ragazzino protagonista si chiama Patrick, anche lui si sta preparando a ricevere la cresima facendo catechismo qui da noi. Patrick racconta: "Vengo da un paese dove molti non sono cattolici e non sono neanche credenti. Non sono di nessuna religione, perciò noi cattolici dobbiamo essere bravi e seri." I suoi nonni spesso gli hanno raccontato di come hanno sofferto per essere cattolici, perché erano presi in giro da tutti gli altri, considerati come dei poveri immigrati. Nonostante questo, erano fieri di essere cattolici e cercavano di dimostrarlo provando ad essere i migliori in tutto, a scuola, sul lavoro e nel comportarsi onestamente. Per esempio, suo nonno aveva scelto di far parte di un gruppo di persone che non bevevano alcun tipo di alcolico in un paese dove un sacco di gente beveva e beve troppo. Anche Patrick ha intenzione di chiedere come dono allo Spirito Santo di essere buono, forte, onesto, per cercare di non lamentarsi quando le cose magari non vanno troppo bene e provare invece a dare il meglio di sé. Croce, testimonianza. Beh, mettiamoci anche la parola martirio, ma cosa c'entra tutto questo con noi, con il nostro paese, con questo tempo? Magari abbiamo sentito parlare di martiri, di testimoni della croce di Gesù, ma spesso da altre parti o in altri tempi. Invece la testimonianza di Patrick ci racconta che anche la vita di un ragazzino o di una ragazzina come te può incontrare sulla sua strada la croce della testimonianza, la fatica di provare ad essere fedele a Gesù fino alla fine, a partire dalle piccole cose, l'impegno per cercare di dare il meglio di sé, anche quando la situazione non è delle migliori, e infine la capacità anche di accontentarsi un po' di quello che si ha, senza stare troppo a lamentarsi. Testimonianza oggi, nelle difficili situazioni in cui ci troviamo, vuol dire anche essere onesti, rispettosi ed esempio nelle indicazioni che ci vengono date. Testimonianza è anche attenzione al piccolo, al povero, al debole, al fragile, cosa altrettanto importante in giornate come queste. In tanti modi la croce della testimonianza ci raggiunge e possiamo vederla esprimersi nella vita delle persone vicino a noi. La testimonianza è croce perché chiede di fare fatica. E tu, in cosa sei disposto a fare un po' di fatica per la croce? Sei capace di accorgerti che anche intorno a te ci sono persone che per testimoniarti l'amore di Dio fanno fatica a volte?
È venuto il momento di adorare la croce. Scegli tu con quale gesto, ma fallo anche con le parole del canto che ormai abbiamo imparato a conoscere e che puoi cantare insieme. Tu sei purezza, tu sei pienezza d'amore.
Ancora una volta viene il momento di riconsegnare la croce a Gesù perché lui ci aiuti a portarla. Oggi potremmo dire che Gesù sulla croce, prima di metterci il corpo, ci ha messo la faccia per testimoniarci il vero volto dell'amore di Dio. Se anche tu sei disposto a metterci la tua, lasciati aiutare da lui, però poi non tirarti indietro. Riconosci le grandi cose che è capace di fare in te il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Grazie per aver pregato ancora una volta tutti quanti insieme. Un abbraccione. E ci vediamo presto. Ciao!